E 90 anni fa si metteva fine a una lunga disputa tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Era l'11 febbraio del 1929 e nel palazzo che gli dette il nome venivano firmati i patti lateranensi Enzo Romeo e Tommaso Ricci. 11 febbraio, data importante per la Chiesa e la festa di Lourdes, è il giorno in cui nel 2013 annunciò le dimissioni Benedetto XVI ed è l'anniversario dei patti lateranensi, 90 anni tondi da quell'intesa, che ha attraversato indenne periodi turbolenti e difficili. Lo scrive sull'Osservatore Romano il professor Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunale della Città del Vaticano. Gli accordi del 29 produssero un effetto benefico sia in Italia, risolvendo un problema interno che indeboliva politicamente il Paese, sia a livello internazionale, offrendo al Papa le condizioni giuridiche per svolgere il suo magistero. Recepiti dalla nostra Costituzione, i patti ebbero il loro completamento 35 anni fa con la sigla del Concordato. Il Vaticano ha emesso un francobollo commemorativo e ha diffuso un video dedicato a uno dei protagonisti di allora, Francesco Pacelli, consigliere legale di Pio XI e fratello maggiore di Eugenio, ovvero Papa Pio XII. Nella sua residenza romana si conservano ancora documenti e foto dei patti lateranensi, insieme allo stemma di Marchese, titolo che Papa Ratti concesse a Pacelli per quell'impresa che sanò una dolorosa frattura. Nel palazzo del Laterano là ci daremo la mano. E la mano lo Stato italiano e la Chiesa se la dettero giusto 90 anni fa, dopo un lungo, lunghissimo periodo di sguardi incagnesco e poi di muta freddezza. Il trattato firmato dal Presidente del Consiglio Benito Mussolini e dal Segretario di Stato Cardinal Pietro Gasparri poneva dunque fine ad un vulnus creatosi con la presa di Roma e la fine traumatica del potere temporale dei Papi. Una frattura non solo istituzionale, bensì spirituale e politica. I cattolici si erano autoesclusi dall'agone elettorale. L'establishment liberale non era riuscito a chiudere la questione romana e la conciliazione la fece paradossalmente l'ateo mangiapreti Mussolini, quello che in un dibattito pubblico di anni addietro aveva sfidato Dio a incenerirlo entro 5 minuti per provare la sua esistenza. Il duce ne ricavò per sé il prestigio internazionale di statista e il favore del popolo dei credenti. Il periodo di maggior consenso è quello dei cosiddetti anni del consenso, che vanno appunto dal 1929, patti lateranensi, fino al 1935-36. La Chiesa da parte sua ebbe assicurata dai patti la sua esistenza giuridica, regolati i suoi rapporti con lo Stato italiano, più un indennizzo finanziario, un atto la cui rilevanza fu riconosciuta anche dall'Italia dopo la caduta del regime, quando l'antifascista assemblea costituente a maggioranza cattolica e socialcomunista incorporò nella nuova Costituzione quei benedetti patti siglati tra il diavolo e l'acqua santa.